Ed eccoci qui, amici. Mi collego perché voglio condividere con voi una piccolissima pillola di make-up leggero. Siamo a casa in questo momento, o comunque utilizziamo le mascherine per la maggior parte del tempo, quindi non ci viene spesso voglia di truccarci, o comunque non possiamo utilizzare un make-up che sia occlusivo, quindi vada a chiudere i pori, vada a rischiare di rovinare la nostra pelle. Quindi, che cosa facciamo? Ci sono alcune azioni che possiamo fare dall'esterno e certamente dall'interno, perché una bella pelle del viso, io adesso sono struccata, dipende non solo dai prodotti che utilizziamo quotidianamente ogni giorno, che comunque devono essere prodotti che abbiano un INCI, una lista rossa, dove appunto sono esclusi nella lista rossa tutti quei componenti chimici che fanno male alla nostra salute. E Swissquare appunto ha elaborato una serie di prodotti per la cosmesi naturali, naturali perché escludono tutti quei componenti, come vi dicevo prima, che possono appunto irritare la nostra pelle, ma non solo, possono proprio nel tempo creare danni importanti alla nostra salute. Ma molti disturbi e inestetismi della nostra pelle dipendono anche da cosa mangiamo, dalla nostra alimentazione quotidiana, dal nostro stile di vita. E quindi è importante integrare con le sostanze giuste, quindi fare delle depurazioni periodiche con per esempio il carciofo, o drenare il nostro corpo, purificarlo, quindi assumere anche delle vitamine, dei complessi vitaminici. Per esempio io qui utilizzo quotidianamente questo prodotto che è Narosan Mini, sono delle caramelline senza zucchero, se ne prendono 2-3 al giorno e contengono tutte le vitamine, la vitamina A, la vitamina B, le vitamine del gruppo B, tutto il gruppo, diciamo tutte le 8 vitamine, la vitamina C che è importante, antiossidante, va molto bene anche per la pelle, non solo per il sistema immunitario, così come la vitamina A. Abbiamo anche qui dentro la vitamina D e la vitamina E. Quindi io tutti i giorni, e devo dire che da quando lo prendo, ormai è un mese che ho iniziato, la mia pelle ha un altro aspetto. Io ho 52 barra quasi 53 anni e posso dire che grazie alla giusta integrazione e anche alla giusta detersione quotidiana con prodotti delicati che comunque agiscono in profondità senza peraltro andare a rovinare la nostra pelle, quindi a renderla, a seccarla, perché ci sono dei prodotti anche molto aggressivi in commercio. E quindi ho scoperto questa linea e adesso sono struccata, ma mi trucco lievemente insieme a voi proprio per farvi vedere che cosa si può fare. Inizio a farvi vedere, poi ci sono altri prodotti che ho che vi farò conoscere, però iniziamo passo passo, perché tutte le grandi scoperte si fanno sempre passo passo. Allora, che cosa facciamo al mattino? Quando ci svegliamo facciamo una bella detersione con la crema detergente viso alla mamelide, all'arnica, all'ibisco, al bambù, e anche questa ha un complesso vitaminico. È molto molto morbida, la si applica sul viso con movimenti circolari, in modo che si va ad detergere il viso che durante la notte ha comunque tirato fuori delle tossine, dobbiamo andarle a rimuovere. Lo stesso procedimento lo facciamo la sera prima di andare a letto, dobbiamo pulire 2 volte al giorno la pelle e mai andare a letto con il trucco. No, perché comunque in questo modo andiamo a occludere i pori, a perdere poi di colorito, a invecchiare la nostra pelle. Quindi due azioni quotidiane, la detersione al mattino appena svegli e la sera prima di andare a letto. E questa crema che è nel formato 200 ml, quindi vi dura tantissimo perché ne basta veramente poco, è una crema naturale. Quindi detersione con questo, la rimuovete con una spugnetta con dell'acqua tiepida e questo primo passaggio è fatto.
Il secondo passaggio è applicare una crema viso. Nel mondo sui skincare ce ne sono tante per ogni tipo di pelle, a seconda che sia pelle grassa, pelle mista, pelle normale, pelle sensibile, con cuperose, pelle più matura, pelle più giovane. Io qui vi presento la crema viso all'argan, che è molto molto delicata, ma allo stesso tempo nutriente. Ne applicate veramente poco. E la potete utilizzare anche come base per il trucco. Quindi tamponate un pochino, che tutte le creme vanno applicate comunque prima tamponandole un pochino con le dita e poi stendendole. Non bisogna mai utilizzare dei movimenti, fare dei movimenti troppo pesanti sulla pelle del viso, mai, perché questo va a irritarla. Quindi fate una bella base, ecco, in questo modo, vedete? E questo è fatto. Poi io oggi vi presento la matita per le sopracciglia, quindi per chi più che altro fa un po' la guerra con le sopracciglia, anche perché in questo momento le estetiste sono chiuse e spesso appunto è meglio evitare a casa di fare degli aggiustamenti. Quindi con questa matita noi risolviamo già un bel po' di problemi, perché ha il suo pettinino per le sopracciglia che potete appunto passare in questo modo. Vedete come le pettine. Io adesso non ho grossi problemi di sopracciglia perché non le ho mai tirate più del dovuto, proprio perché poi dopo una certa età si assottigliano troppo e a me le sopracciglia troppo sottili, uno, non stanno bene per il tipo di viso che ho, e due, non mi piacciono. Poi comunque dopo una certa età non crescono nemmeno più, quindi non tirate troppo le sopracciglia. Quindi gli facciamo una bella pettinata, perché è veramente molto molto bello il... Adesso qui ho uno specchietto, chiaramente. Ecco, vedete che bella pettinatura. Poi andiamo a... Dunque, vediamo solo che siamo qua. Un attimo. E ancora, ecco qui, ecco. Allora apriamo e andiamo a fare dei piccoli, delle aggiustature laddove ci sono dei vuoti, no? Quindi vogliamo andare a rimpolpare in modo naturale e anche dargli una forma un pochino più Ora, questa è quella un pochino più scura, c'è anche quella più chiara per le bionde. Quindi, piano piano, è molto morbida, molto delicata e veramente dà un tono naturale. Poi potete definire un po' di più l'arcata qui sotto. A piccoli movimenti, ecco, vedete, non si vede assolutamente. Ecco, io poi amo il trucco delicato, cioè non mi piace quel trucco che sa di cerone, anche perché invecchia tantissimo. Oltre a non far respirare la pelle, è veramente una cosa ormai démodée. Nel senso che mi piace molto il nude look, lo trovo molto raffinato, adatto a tutte le occasioni. Quindi oggi vi presento alcuni prodotti chiave per il nude look. Allora, io ho qui l'ombretto con il bianco e l'oro. Iniziamo a illuminare
Ecco, quando usate i pennellini, intanto bisogna lavarli periodicamente, ma non fate questo lavoro, ma il trucco va appoggiato, cioè va picchiettato in modo che aderisca bene. Quindi fate una bella stesura su tutta la palpebra e anche sull'arcata potete farlo perché così vi illumina maggiormente, essendo chiaro. Guardate come illumina lo sguardo, va picchiettato leggermente con delicatezza. C'è anche chi utilizza le dita, quindi fa questo lavoro, vi faccio vedere. Però il problema è che poi rimane molto attaccato al dito e quindi ne sprecate. Invece col pennello. Ecco, arrivate sempre qui nella zona fino qui, quindi a filo del vostro sopracciglio. Vedete? Guardate com'è luminoso. Poi mettiamo un po' di oro, io l'oro lo adoro perché l'oro è bello, è raffinato e va sempre bene, è sempre di moda, va bene sia d'estate che d'inverno. Dà subito quel tocco luminoso, la luce. Ecco. E lavoriamo sulla palpebra con molta leggerezza. Ecco. Ok. E anche da questa parte. Qui un po' più nell'angolino. In questa zona, vedete? E anche qua, ripassiamo ancora un po'. Ecco. Poi, fatto questo, passato potete mettere poi il vostro mascara. E io adesso l'ho già messo e quindi lascio. Poi le labbra, questa è una matita nude, vi faccio vedere, iniziate a definire è morbidissima. Potete andare a definire e a riempire con questa matita, quindi fate il doppio lavoro. Un colore bellissimo. E poi è pastosa. Ecco. Vedete che sta prendendo forma. Ora per terminare utilizziamo la terra bicolore. E la mettiamo in questo modo.
Ne basta veramente, veramente poco. Io, quando mettete il pennello nella terra, poi fate sempre questo movimento per scuoterlo un po'. Qui in mezzo e qua sotto, giusto perché non ci sia, ecco. E io ho finito. Questo è un trucco veloce, molto molto naturale, vedete, molto molto naturale, molto. Adesso vi faccio vedere bene. Molto bello, molto fine, molto natura, veramente. Ecco. E questo è. Quindi, ricapitolando, cosa ho usato? Al mattino e alla sera detersione con la crema detergente, che va bene per tutti i tipi di pelle. Delicata e ha queste piante, la mamelide, l'arnica, l'ibisco, il bambù e un complesso multivitaminico. Poi potete usare una crema Swiss Care a seconda del vostro tipo di pelle, mi chiedete, io ve la consiglio. Io nel mio caso ho utilizzato la crema all'argan, che ha anche dentro la rosa damascena e l'olio di ribes nero. Eccola qua. Poi per un trucco rapido, poi naturalmente farò ancora degli altri tutorial dove vi spiegherò. Allora, io ho utilizzato l'ombretto bicolore, questo con l'oro e col bianco. Poi ho utilizzato la matita per le sopracciglia, fondamentale perché comunque vedete vi definisce bene le sopracciglia, anche se non le avete proprio in ordine, dà comunque un bel effetto e ha la sua pennetta, spazzolino da questa parte. Poi questa è comodissima, è il matitone labbra nude, effetto nude, ma ce ne sono comunque anche di altri colori. E poi la terra bicolore, che è una, eccola qui, che è veramente molto molto leggera, non occlude. Io non ho messo fondotinta, non ho messo niente, ho usato solo la terra e come potete vedere ho già ottenuto un effetto bello, no? Un viso comunque curato, a posto, con pochi pochi passaggi. Dall'interno poi possiamo integrare con tutta una serie di, come vi spiegavo prima, di integratori per la nostra pelle e per la nostra salute. Vi ringrazio, www.swisscare.it. Per informazioni e ordini 328-344-2667. Continuate a seguire perché ci saranno altre sorprese. Grazie a tutti.